ragazzi, l'applauso va per Serena Nicola qui sul palco, Francesca Covella, venite, Simona Minisini e Nicole Cadenaro. Beh, devo dire amate, tutte amate. Allora, io vorrei parlare un attimino con Francesca. Francesca, vieni accanto a me. Francesca, è un po' stata lei che ha così voluto proprio questo appuntamento anche qui, giusto? Hai un po' sponsorizzato questo spazio. Beh, diciamo, sponsorizzato no, mi sono prestata affinché l'evento riuscisse nel migliore dei modi. Ma perché? Ma immagino anche come tutti gli altri maestri, come Simona, come Serena, come Nicole, noi siamo la prima interfaccia che si relaziona con i ragazzi. Quindi avendo a che fare con loro durante la settimana, quotidianamente, è chiaro che lo prendiamo a cuore, come veramente se fosse un progetto nostro e condiviso comunque da tutti. E questo è il motivo per cui, insomma, oggi siamo qua e speriamo bene. Come si sono comportati? Come si sono comportati? Devo dire la verità o posso? Allora, sono stati... è stato divertente lavorare con loro, è stato stimolante. Io abbraccio tutti i ragazzi delle superiori perché sono stati... Perché sì, perché meritano, sono stati bravissimi, anche gli assenti si sono comportati comunque bene, ringrazio le professoresse e tutte le professoresse che ci hanno aiutato ad introdurci con loro, sicuramente. I ragazzi delle medie sono tantissimi, per me è stato molto divertente. Ci siamo conosciuti nel tempo, all'inizio c'era qualche titubanza, il fatto di darsi la mano, il fatto di ballare insieme, però poi in realtà abbiamo avuto varie soddisfazioni, varie sorprese, soprattutto da alcuni di loro, da alcuni maschietti, e al di là di come sarà stasera, ok, quindi al di là della performance in sé, comunque siete stati bravi tutti quanti e grazie di esserci soprattutto. Bene. Io vi ringrazio tutti, adesso per adesso vi congedo perché più tardi avrò bisogno ancora di voi e vi invito allora a gustarvi lo spettacolo. Grazie mille a tutti e direi che siamo pronti anche noi allora per iniziare con questo appuntamento. Categoria 16-18, coppia di classe internazionale latino-americano. E allora facciamo ancora un applauso per Giovanni e Deborah. Thank you.
E poi con altre scuole, anche tipo la Simona Menisini e il Club Sunshine di Palmanova, abbiamo deciso di entrare nelle scuole e fare questa cosa un po' particolare, anche perché noi gestiamo delle scuole da ballo, però dove gli atleti, dove i ragazzi vengono loro, perché vogliono imparare a ballare. Invece qui la cosa era un attimino diversa, era da imporre, tra virgolette, una disciplina. Però vedo che l'hanno avuta un po' duretta, soprattutto con le medie, perché ovviamente l'età non ti dà una mano. Però è venuta fuori una serata magnifica, quindi io ringrazio Francesca, Nicole per l'hip hop, la Simona Minisini per la danza country, e passo a loro la parola. Eccoci, io ho già detto tutto. Chi hai seguito tu in modo particolare? Io ho seguito le prime medie, A, B, C e le seconde, e alcune delle seconde, sì. Quindi teoricamente, praticamente il cia cia cia, e ho curato le coreografie di cia 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 e di salsa. È stato un lavoraccio. No, è stato divertente, come dicevo prima, le professoresse mi hanno dato una mano, i ragazzi sono stati comunque più o meno bravi, ma in realtà hanno partecipato tutti quanti, anzi devo ringraziare comunque i ragazzi delle medie, al di là appunto di come delle loro performance, perché sono tutti presenti, sì? Al di là di qualche ammalato, proprio qualche eccezione, i ragazzi delle medie sono veramente tutti presenti, sia a chi piaceva, sia a chi ha trovato più facilità, sia che no, quindi sono tutti qua oggi in pista e questo comunque va apprezzato. Quindi devo dire sì, ma poi sono anche molto motivati, questo è una cosa importante, siete state brave anche in questo, motivarli proprio. Devo dire la verità che è stata molto dura. Sono dei ragazzi fantastici, secondo me a volte credono molto poco in loro stessi, quindi il lavoro delle insegnanti di educazione fisica e di tutte le altre materie, oltre a insegnargli la specifica materia, è proprio dargli fiducia, perché questi ragazzi hanno veramente bisogno di avere dei punti di riferimento che tutt'oggi è molto difficile da trovare. Questa è stata una bellissima esperienza anche per me, era la prima volta che lavoravo nelle scuole e sono stati bravissimi,
non ci credevo fino a stasera, devo dire la verità, e anche gli altri ragazzi che ho visto veramente in così poco tempo sono stati fenomenali, perché la danza è molto difficile, quindi complimenti anche a chi ha inventato questo sballando ballando. Un'altra cosa, adesso il ballo è vero, è un modo anche per conoscersi, per insomma toccarsi. Com'è stato per loro che, cioè, il ballo effettivamente, se uno, come diceva l'altra maestra, non lo sceglie, imporlo deve essere difficile un pochino. Com'è stato l'approccio, proprio questo, questa tipologia di approccio? Ogni lezione ci volevano circa 10-15 minuti prima di metterli in coppia, perché no, io no con lui, no, sì con lei e via dicendo, e anche oggi pomeriggio la stessa cosa, però è un modo per conoscersi piano piano, e hanno dimostrato che alla fine si vogliono tutti molto bene. È vero, infatti ho notato anch'io che oggi forse in prova erano più accesi. Jonathan, grazie. Ci vediamo dopo? Ci sarai dopo? Ok, abbiamo un appuntamento con Jonathan più tardi, quindi preparatevi perché lo ritroveremo qui questa sera. Allora, continuiamo questo appuntamento. Vedo che si è riempito veramente tutto il teatro, questo ci fa molto piacere naturalmente. Allora, abbiamo la scuola di ballo Olimpia che adesso ci regalerà un altro momento. Vedremo proprio dell'hip hop. Abbiamo sei ragazze che accoglierei con un applauso, dirette da Erika Bellin. Eccole qui. E con loro assisteremo a un programma di hip hop, un ballo. Ok, le accogliamo con un applauso della scuola Olimpia. It's all life. Y'all the bitch niggas behind bars, scared to death. Like, yo, who bite? How the fuck you teaching me? I ain't got no beats. Y'all ain't made of shit. I'm a thug's degree. Except for my niggas, I peel like fucked up paint jobs. Cover your block up for holes in you like old blank ops. Fuck a bitch, use a sock and wipe my nut. What? Running your spot and use a Glock and get my cup. What? Smack your public and embarrass you, slut. What? Put your punishment the same way I do to my son. And only bullets by my stomach be a clip to my gun. And when my gun busts, it's over. So close the curtains. My silencer's like birds was chirping. I like booty and wives. Y'all know that she be freaky. I put coke in and BB and stuff in bras. With so much coke in the bras, it look like coconuts. That's what's up. Don't have she click clack this up. Just load the backpack up, bitch ass, and back me up. You know double R, turn a squad, niggas worth it, cut. What? Where my niggas with the big dick? What it's supposed to do. And it's
my big watch. Doing what it's supposed to do. I make the bitches watch. Doing what it's supposed to do. I see that big ass. Doing what it's supposed to do. When you walk past. Doing what it's supposed to do. You know my shit shine. Doing what it's supposed to do. I make the bitch mine. Doing what it's supposed to do. Had to come through. Shine on you niggas. Stop lying on the nigga. Got my nine on your left. Fuck around and go blind on a nigga. Do time for a nigga. Put your mind on your mirror. All you niggas that's materialistic. Don't fuck with your boy or become a statistic. Ice Cube is very artistic, but I'm still from the hood. We'll take your existence. Some motherfuckers trying to scratch my pain. It's West Coast in the house. What the fuck you think? I'm buying Big Bang. Got spit on my outfit. Cause I'm flying your ass. Ain't about shit. I let that bullshit do what it. A due, spero di dire bene, ok. Categoria 19 anni, quindi anche loro giovanissimi. E allora accogliamo con un applauso Luca e Sara per Samba e Passo Doble. A livello di tempo e poi lasciarsi andare per il maschietto, magari il movimento dei fianchi è un po' un tabù tante volte, no? Ma al di là di quello, insomma, è fattibile. È vero? Sì, sì. Ma vi siete divertiti? Ah, se no non sareste qua, c'è da dire. E tu sei soddisfatta di quello che hai visto questa sera? Di loro sì, moltissimo, gliel'ho già detto anche prima, le prove, comunque sì, sono stati una classe comunque che si sono sempre impegnati, bravi, anche gli assenti, però insomma ringrazio particolarmente voi che ci siete stasera. È stata una bella esperienza, con le medie insomma si sa, ma sono stati bravi anche loro. Grazie, grazie ragazzi, complimenti davvero.
Anche l'uno dell'altro, e che non è da poco, quindi complimenti anche a Giovanni, Deborah, Luca e Sara che abbiamo visto in questa esibizione. Allora, Cadenaro, quindi facciamo veramente un grande applauso a queste maestre brave e belle che hanno accompagnato questi ragazzi in questo periodo. Per voi abbiamo anche un pensiero, dei fiori. Grazie, ah però vedi, il futuro ballerino anche lui? Sì. Allora, grazie, troppo buona. Io ne approfitterei ancora per l'organizzazione. Ringrazio Fabio Marin, farei un applauso anche a Fabio che è dalle parte dietro, diciamo così, però insomma è un grandissimo lavoro quello che fa il nostro Fabio Marin. E poi insieme a lui ci sono tante altre persone che lavorano, come Loredana Mariga, segreteria organizzativa, e poi anche Riccardo Cavazzin, abbiamo anche Danny, il nostro service, grazie davvero di cuore. Poi ringraziamo ovviamente le scuole che hanno aderito in questa occasione, veramente un grazie di cuore alla Scuola Superiore Isis Sandro Pertini di Monfalcone, la preside che è ancora con noi, grazie davvero di cuore, e ovviamente anche gli insegnanti, e naturalmente un ringraziamento anche alla scuola media Marco Polo, e anche qui ringrazio il preside e ovviamente le nostre insegnanti. Volevamo dare anche un ricordo a tutti i nostri insegnanti e alle nostre maestre di questa serata, con questa bellissima maglietta che è stata proprio creata per questo appuntamento, e quindi insomma consegniamo anche questa maglietta. Fabio, siamo proprio al termine, rinnoviamo allora l'appuntamento in quella data lì che ci ricordi? Allora sì, vi aspettiamo tutti numerosi, media e superiore, l'11 maggio a Bassano del Grappa, assieme ai ragazzi di Vicenza, Treviso, Padova, Pordenone, Conegliano, Milano, Brescia, Pavia, insomma ce ne sono una marea. L'organizzazione è sempre creata appunto da Fabio e da Loredana. Speriamo appunto di avervi dato un input per un qualcosa di diverso. Lo spot iniziale che avete visto, vi diamo un'alternativa, poi sta a voi scegliere se conviene emozionarsi in questa maniera o nell'altra. Noi cerchiamo di mettercela tutta. Grazie ancora, vi aspettiamo in Facebook, per chi ce l'ha troverete le foto, troverete tutto quanto. Per ogni informazione basta solo che ci mandate la mail info@spallandoparlando.it. Grazie. Allora io avrei piacere di avere anche allora la preside della scuola superiore Sandro Pertini, la signora Simoncini, scusate, adesso sto facendo anch'io confusione. Per quanto riguarda la scuola superiore abbiamo Simoncini Salvatore, il preside, se è qui con noi, se ci vuole raggiungere sul palco, e anche ovviamente le insegnanti Miriam Mauri e Sabina Sanzin. Abbiamo voglia di consegnare anche a voi le nostre magliette, e poi per quanto riguarda la scuola media, la preside Maria Cacciolla, eccola qui Maria, ti aspetto, insieme naturalmente anche a Maria, ovviamente Luisa che è qui con noi. Poi so che c'è anche il dottor Matteo Pin, responsabile appunto della filiale della Banca di Credito Cooperativo Fiumicello e d'Aiello del Friuli, se vuole raggiungerci gradiremo consegnare anche a lui la maglietta in ricordo di questo evento. Preside, allora, l'ho vista? Sì, ecco, prossimo anno, ballerà anche lei. No, l'ho vista veramente soddisfatta, devo dirlo. Molto soddisfatta, perché per me stasera è stata una sorpresa, perché non sapevo nulla di quello che avevano preparato i ragazzi. Quindi posso congratularmi con i miei ragazzi, sono stati bravissimi e sono stati molto impegnati. È vero, questa sera vederli qui tutti compatti per me è stata una grossa soddisfazione.
Bene, grazie ancora. E abbiamo anche il preside. Preside, mi raggiunga qui. Lei che cosa ne pensa della serata? Ho una bellissima serata, i ragazzi bravissimi e soprattutto bravissime le maestre, perché sono riuscite a tirar fuori di tutto e di più da questi ragazzi.